Amici di YouTube, questa è la run sbagliata di The Devil in Me. O giusta, visto che sono morti tutti lo stesso, vabbè, dovremmo fare quella giusta. Però cerchiamo di farli fuori tutti nel minor tempo possibile. Quindi prenderemo solo decisioni sbagliate. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. La ruota è alta 80 metri, Jeff. Cavolo, riesci a immaginarla? Jeff, non gli fregava niente, voleva solo chiava. Chissà che panorama si vede da lassù. Io dico di andarci come prima cosa. Sì, sì, Little Hope. Secondo me Little Hope è il più bello. Faremo tutto ciò che vuoi. Sei tu che voglio. Non sei ancora stanca di me dopo un intero giorno di matrimonio? Non mi stancherò mai di te. Non mi stancherò mai di te. Considero una promessa, cara. Oh sì, questi li faccio... Anzi, no. Questi manco ci arrivano a farsi la doccia. Questi li faccio sbagliare nello stanzino. Mi sa che ci siamo. Wow, non è magnifico. Come nei dei Plian. Davvero stupendo. Sì, sì, Jeff è il reverendo, sì. Ma no, ma tutti questi personaggi sono altri personaggi della Dark Picture, cioè praticamente quella è una collection dove ci siamo solo noi. Ti raccontano scommetto diverse storie ma con gli stessi tutti personaggi. Andati alla fiera. Eh sì, andati alla fiera dell'Est per due soldi. E poi lui aveva ricreato proprio l'hotel in maniera minuziosa. Beh, la qualità del servizio no, non è l'ultimo, sembra promettere Cortez. Nulla di buono. Della prima stagione è l'ultimo. Non dice niente. Lei dice... Avranno poco personale e molti impegni. Certo. Servizio lento? Staranno sistemando i dettagli perché sia perfetto? No. Questa è la mia Marie. Sempre incline all'ottimismo. No. Vi chiedo umilmente venia. Mi stavo per togliendo i baffi e per la lunga attesa. La mia presenza era... Che poi lui, ragazzi, è il professore dell'Little Hope, no? Come si chiamava? Da qui in avanti prometto che non deluderò più il vostro ottimismo. Benvenuti al World's Fair Hotel. Prego. Una firma. Prima volta a Chicago? Se dovessi indovinare, azzarderei che siete qui per l'esposizione. La fiera, sì, ma non solo. Anche perché... Diciamo che oggi è un giorno molto speciale per noi. Lo vedi questo? Il tirchio ha cacciato i soldi. Luna di miele? No, mi ha regalato un anello. Una meraviglia. Non veramente devo far vedere come sono fatte le unghie. Che fate? Firmate? Forse mia moglie, la signora Whitman, gradirebbe firmare. Sì, oggi è il primo giorno della nostra luna di miele. E se io non gradissi firmare? Congratulazioni. Beh, in tal caso è d'obbligo un servizio migliore. Mi sistemerò YouTube, nella sì. Suite. Oh, beh... quanto ci verrebbe a costare? Stia tranquillo. Stessa tariffa di quella standard. Lui subito l'extra davvero tirchio. Casa. Voi due siete i nostri primi sposini. Che gentile. Grazie, signor... Holmes. Harry Howard Holmes. L'albergo Triple è delizioso, H. Signor Holmes. Beh, vi ringrazio. L'ho progettato e costruito quasi tutto da solo. Siete un architetto, dunque? Architetto, progettista, muratore... Filantropo, miliardario. Medico, playboy. Diciamo che coltivo svariati interessi. Notevole. Prego, date un'occhiata. Abbiamo vari articoli al bancone della farmacia. Ah già, io qua ho scelto porto l'acqua. Porto i bagagli nella vostra stanza per verificare che sia tutto in ordine. Lasciate una nota se volete acquistare qualcosa. Andrà sul conto della camera. Grazie, signor Holmes. Davvero cortese. E... il piacere è tutto mio. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di divertente comunque. Cioè, ammazzarli ok, però ammazziamoli con stile. Allora... dunque, cosa mi sono dimenticata? Questa. Vediamo se questa. Salve a tutti, ragazzi! Che te sei dimenticata? Che cos'è questa? La crema per la faccia? Ok. Ho preso? Il barattolo di talco. Ma questa sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria. Mi perdoni, signora.
L'avverto, mio marito non apprezza gli uomini troppo arditi. Sembra un individuo a posto. E come va il matrimonio? La bomba. Direi divinamente. Pesugone, grazie mille. Proviamo a salire. Rosario, grazie per l'otto. Hai trovato nulla di interessante tra i gioielli? Niente di grazioso? No. Sei curiosa. Oh, ma te l'ho appena comprato, ma sei insaziabile. Sei insaziabile, sei. Oh, mo muoio, no? Cosa ci sarà qui? Rattling suit. Inizio a pensare di aver sposato un'avventuriera. Ruote panoramiche, stanze proibite. Siamo forse in cerca di brividi? Forse. Oppure hai sposato una che se fa li cazzi sua, come direbbe qualcuno. Solo una stanza incompleta. Visto che succede quando cerchi il rischio? Se è una scusa per sottrarsi alla ruota... Lo so, non rinunceresti mai. Aspetta. Secondo me, ragazzi... Che cos'è? È un morto. Secondo me, sapete che c'è, ragazzi? Allora, sto gioco, spesso e volentieri... Per cambiare le fasi di calma... Cambiare in fase... Aspetta, aspetta, lo faccio avvicinare, ragazzi, lo faccio avvicinare. No, se ti vedi qua, dici, oddio, mo mi scoprono, che succederà? Io, secondo me, non succede niente se sbagli. Sarà lui che stanno usando... di birra e di fregna, il baffo si impregna. Ops. Scusa. Che scusa, che cosa? Ho fatto una scureggia. Allora questo dice... Vi siete persi? Ma questo daccio qua con me? Stanza sbagliata, ho un errore. Questa è in ristrutturazione, non è sicura. Ve l'avevo detto. Ma certo, noi... Mi sarà sfuggito il cartello con scritto privato. No, è che mia moglie non sa leggere. Ci perdoni. Non vorrete precipitare nel vuoto e spargere le vostre cervella ovunque, dico bene? Sì. Lui... No. Sì. Di nuovo, perdonateci. L'ammazza sì. Non è nulla. Mi preoccupo per la vostra sicurezza. Non voglio vi succeda niente. Io voglio che succeda qualcosa. Io. Arso le mani, oh. Benvenuti nella nostra suite luna di miele. L'ho detto, non succede niente. Grazie davvero, signor Holmes. Prego, godetevi il soggiorno. Con permesso, ho del lavoro che mi attende. Sono sicuro che ci rivedremo molto presto. Ho qualcosa per te. Yeah. Yeah, sto mic. Vuoi lanciarmelo addosso? Oh. No, è un regalo vero. Io mi dissocio, ovviamente. E vai allo specchio. Come sei astuto e romantico. Se mi arriva un cuscino in faccia, ti tiro un ceffone sul muso. Sì, cuscino in faccia. C'è forse qualche problema? No. Apri gli occhi. Oh, Jeff, è davvero stupenda. La adoro. Bene. La vittoria è mia. Ora ti concedo quel bagno. Ma in tutto questo, quanto ci vuole per fargli morire? Tanto qua c'è sta lui che sta a far guardone. Ma muori, è arrivato il momento di morire, dai, su. Guarda lei. Oh, apri una porta. È bloccata. Possiamo provare a spingere? Non si apre. No, questo me lo fanno fa finché non apro la porta. Dai, su, apri sta porta. Apriti, sesamo! Grazie. Perché non ti radi mentre entro nella vasca? Poi potremmo fare un piccolo rendezvous. So cosa vuol dire. È un gioco erotico francese, vero? Basta, raditi.
Ho il timore di essermi dimenticato il rasoio. La farmacia di sotto ne avrà. Non metterci troppo nella vasca. Tranquillo. Tranquillo. Ma perché sei tu a rate? Ma che cazzo è? Ma questo sa... Cioè, fino a mo' con la barba, mo'... Vabbè. Allora, Jeff, tu sei il primo che ci saluta, quindi andiamo veloci verso la fine. Però è necessario per Rador, tu. Sì, sì. Questo trova subito il paradiso. Il paradiso all'improvviso. Avrei giurato fossimo passati da qui. Allora, adesso non faccio niente, ragazzi. Vediamo che succede. Cosa? No, vedi, vedi, non muore, non muore, non muore, è un fake. Sto gioco è un fake. Cioè, tu pensi che stai là per rischiartela, invece no, non morono mai. Maru! Ma infatti come ha fatto... Poi super agile, capito? Allora, adesso con lei rispondiamo, eh. Cioè, non ci facciamo ammazzare così facilmente. Grazie, Fre. Grazie mille per i bits, Franky. Oh. Ma rischioppano col gas tutte e due. Sei tu, caro? Sì. Jeff? Oh, vuoi forse fare un altro gioco? Indaga. Oh no, oh no. Ok, c'è un ladruncolo. Ah, così? Ti ho colto in flagrante, signor... Porca va, signor Holmes. Salve, che ci fate cara. Voi qui? Jeff! Io dubito davvero che possa sentirvi. Che fa, zaccagnate? No! State lontano! Ma non ho ancora finito. Non ribellatevi. Risparmiatevi inutili sofferenze. Ma è orribile. Ma è orribile. Cosa? Cosa avete? Cosa avete fatto? Calmatevi, vi prego. Vostra moglie ha avuto un incidente. Oh, guarda là. Poraccio, poi nell'acqua calda c'è, cioè, proprio che fiocca come niente. No, no, tutto a posto, vabbè, grazie. Ma mandi la fattura via mail. Eh no, muore sempre allo stesso modo questo. No, che scam. Aspetta, lei non è morta. Aspetta, aspetta, che lei non è morta. La faccio lottare, la faccio lottare. Che cacchio sto guardando? Ma è impossibile, questa muore tra un secondo. Perdendo l'ultima occasione di ribadirgli il vostro amore. Orribile. Marie. No. Orribile. Marie. Molto peggio della nostra. Meglio questa dell'altra, eh sì. Vabbè, oddio, aspetta. Sicuramente questa è più scenografica, però la morte che abbiamo scelta noi, quella lì di annegamento, secondo me è peggio. Cioè, è veramente brutta come morte, eh. E questo, ragazzi, aveva sempre il negozio pieno, ci credo. A forza di rubare la roba. Un posto per ogni cosa. Ogni cosa al suo posto. Wow, niente male. Oh, ma che meraviglia! Solo il meglio per te. Mamma impazzirebbe letteralmente. Sentite, buon uomo, lavorate qui? Sì. Salve.
Benvenuti al World's Fair Hotel. Sei qui? Sì. Stavi aspettando da molto? Ma siamo appena arrivati. È un vero piacere. È sempre bello ritrovare un volto familiare. Bacones, come dicevo. Il senso di colpa ti tormenta, vero? Forse questa volta speri di essere in grado di salvarli tutti? È così bello avere compagnia. Per molto tempo sono stato solo. Non ricordo molte cose di quando non ero qui a custodire questi racconti. E che senso ha una storia se non c'è nessuno che la ascolta? Infatti. Questa è una storia che parla di creativi e di quanto siano disposti a sacrificare per l'arte pura. L'arte produce le reazioni più diverse. Delizia, io pure, Franci. Incanto e trasporto, sì, ma anche dubbio, paura, terrore. Le tue reazioni e le conseguenti scelte influiranno sulla storia. Nascoste negli scenari troverai oscure illustrazioni. Esse mostrano tutte le possibili conseguenze delle tue scelte. E a volte a risultare decisive sono le decisioni all'apparenza insignificanti. Quello che accade dipende solo da te. Ne sei responsabile. Certo. Io non posso interferire, perché contravverrei alle regole. Certo. Posso solo assistere agli eventi, registrando tutti gli snodi più cruciali. Cruciali. Oh! Li avevi mai visti? Sono antichi. La gente li chiamava oboli. Li deponeva nella bocca dei defunti per pagare il traghettatore. Prova a cercarli. Si nascondono nei posti più impensabili. Vorrei che mi portassi tutti quelli che trovi. I tuoi sforzi saranno ben ripagati. Bene, cominciamo? Fate il vostro gioco. Io osserverò. Mi chiamo Kate Wilder e sono laureata in psicologia criminale. Sono una giornalista investigativa e credo nel mio lavoro. Di recente è andata in onda una mia intervista a Chicago AM. È dura quando tutti ti danno della stronza perché dici la verità. Ma no, certo ho i miei difetti, come tutti. E ci sto lavorando su... Ehi, sono Mark, ho studiato fotografia all'UCLA e mi piaceva molto. Vorrei tornare tanto a dedicarmi sul serio alle foto. Sono un macchinista e addetta a luci da anni. No, le luci, Jamie nel cuore, regà. Jamie si è proprio evoluta. Non è facile trovare persone così. Però pensate che scelta possiamo prendere quando si schiaccia la cosa. Sono stanca di essere sola. Scusi, devo iniziare dalle qualifiche o tipo dalla vita privata? Perché io, cioè, questo lo vedrà qualcuno. Non mi piace molto apparire. Sì, Charlie Lonit, inglese di nascita. Vivo qui da 20 anni. L'ultima serie procedeva senza intoppi. È inglese, Charlie. Era davvero un progetto ben confezionato e... Comunque, regà, purtroppo non vi posso dire una cosa, tra noi, ho ottenuto il successo sperato. The Callisto Protocol è stato un disastro. Solo nella prima puntata c'ha più jumpscare di questo gioco. Segnatevela sta cosa. Oh, è solo l'inizio, vostro onore. Temo non abbiate compreso. Actos. Io sono nato con il diavolo in me. Oh, I was born with the non devil posso in me. Oppormi alla mia natura di assassino. Come un poeta non posso opprimere l'afflato lirico. Sì, ma non mi vado a farlo morire nel fuoco, Charlie. Vostro onore, assicuratevi di riempire la mia cassa di cemento e seppellitemi più a fondo di chiunque altro e versate altro cemento sulla terra, perché credetemi, la semplice morte non potrà fermare la mia mattanza. Il 7 maggio 1896, Herman Mudgett, anche noto come Harry H. Holmes, fu messo alla forca. Me lo ridico. Il suo collo non si spezzò per l'impiccagione.
Le cronache riportano che trascorsero 15 lunghi minuti in cui il mostro rimase a soffocare prima di spirare. Il primo serial killer americano confessò 27 omicidi. Ma quando gli inquirenti analizzarono a fondo le sue tracce, ricostruendo i suoi spostamenti, la cifra aumentò sensibilmente. Quasi 200 vittime. Fu il primo serial killer americano e forse il peggiore. Salve a tutti, ragazzi! Fu sepolto, come richiese, nel cemento. Sperava di sfuggire al giudizio divino? O voleva davvero impedire al diavolo di riemergere e uccidere di nuovo? Allora, pareri? Un secondo. Ma comunque, raga, sono sempre le stesse cose, cioè Twitch, non vi posso fare niente. Lonit Entertainment. Cerco Charles. Leo, Git. Girl. Mi chiami Charlie. E io Cold, sono grazie mille. Grantem Dumet. Posso aiutarla, signor Dumet? In realtà io posso aiutare lei. Le spiego. Spiego. La ringrazio molto, signor Dumet. Sembra davvero fantastico, ma... Ecco... Ma raga, ma se schippiamo... Vorrei capire dov'è la fregatura, senza offesa. Ma si figuri. Sono una persona fortunata. Non mi serve molto. Ma il mio tempo è alquanto prezioso. Dobbiamo fare tutte queste chiacchiere. Manderò un'auto questo pomeriggio alle 16, puntuali. Questo pomeriggio? Sarebbero due giorni di riprese. Ho dato il weekend libero alla troupe e mi crede... Cioè, tipo adesso, no, scusate. Cioè, mo tutte chiacchiere, loro che arrivano. Andiamo direttamente a quando stanno dentro la casa. Secondo me sì, già sta. Ehi, aiuto! Qualcuno mi aiuti! Non vedo niente! Ehi! Ragazzi, vi prego! Erin! Allora, ragazzi, la famo scoppiare. La porta! Io... E poi lei, tipo, non si deve agitare e non ci deve stare la... Fatemi uscire! E la polvere. Siamo qui. Calmati, Erin. Va tutto bene. Panico, è salito il panico. Cioè, lei può schioppare per l'asma? Erin! Tranquilla, siamo qui. Non sei ferita, vero? Aprite questa porta! Aprite questa porta! Per panico, è salito. Dai, Charlie! Cosa sente male questa, eh? Cosa sta sentendo male? Siamo qui, Erin. Perché Mark è salito? Che c'entra? Ehi, contiamo insieme. 1, 2, 3, ispira. 1, 2, 3, espira. Questa vince l'asma grazie a Mark che gli dice di contare. Non riesco a vedere niente? Sì. Per abbatterla, io e Mark proviamo a forzarla. Ah, ma non sono andati a prendergli l'inalatore. Vabbè, a parte che... Porco Giuda. A parte che glielo porta al tizio, quindi... Boh, però non me lo prendo. Che c'è? Hello, motherfucker. Infatti, perché ragazzi a questa non gli ha dato una zaccagnata, ma gli ha tagliato i capelli? Lasciami stare! Ehi! Stammi lontano! Giustificazione. Allora, mo non me lo prendo. Dai, c'è la pistola. Attacca o prendi? No, l'attacco! Aspetta, gli tiro una sbreccola in faccia. No, gli ha buttato per terra. Dice ah sì? A parte che glielo tira che è buio, non vede niente questa. Ah, vabbè. No, aspetta, no, non lo fa, non lo fa. Aspetta, non lo faccio inalare. No, che bastardo. Respira. Pensa a respirare. No, non ha colpito. Vedi che non muoiono. Non muoio, in cambio niente. Va tutto bene. Sei salva. L'avete visto? Ma chi? Andiamo. La potevi uccidere? No, raga, io l'ho provato a mirare, non me l'ha preso. C'era qualcuno qui, dentro con me. Erin,
è soltanto un manichino. No, non era un manichino. Ah, sulla mano devo colpirla. No. Charles, lei è ammazzata di lavoro. Secondo me questa è una falsa invalida. Dappertutto. No, io non ho... Non è successo niente, Erin, stai bene. Non c'era nessuno dentro. Ok, stiamo calmi. Accompagnate Erin in camera a riposare. Non sono stanca. Su, forza. Coraggio, Erin. No, che rifalla, va bene, vabbè. Se morirà la prossima volta, ragazzi. Ah. Eccoti qua. Pare che Erin abbia dato prova di un certo coraggio, o mi sbaglio? Passo a sopravvivere Jamie e Erin. Il padrone di casa, Mr. Dumet. Non lo so. Sembra proprio che abbia lasciato l'isola. Mr. Dumet. Che scortesia, non trattenersi per cena. Charlie è riuscito a ricompattare la squadra. Mo ve lo dico, che dicevo di Calista. Perché d'ora in poi le insidie non mancheranno. Io posso solo osservare, e a volte può risultare frustrante. Per certi versi ti invidio. Io annoto solo gli eventi, tu puoi plasmarli. Torniamo a dove eravamo rimasti, prima che uno dei nostri amici si metta nei guai con le sue mani. Ok. Nei guai con le sue mani. Allora, Charlie lo preserviamo fino alla fine? Facciamo tutti un bel respiro e non perdiamo la testa. No, Charles. Basta così. Qualcosa non tornava fin dal principio, ma ora... Ora io ho paura. Ma andiamo. Dico davvero, qui c'è qualcosa che non va. Mi dispiace ammetterlo, ma Kate ha ragione. Qualcuno ha provato ad aggredire Erin. Non sappiamo bene cosa sia successo. So cosa ho visto. Al buio? Devono morire tutti, non ragazzi. Non l'ho inventato. Restiamo calmi, ok? Devo riflettere un attimo. Vai, vai, pensa. Beh, fai pure. E ecco che esce di scena il nostro capo non troppo carismatico. È la Matthew il biondo. Che è stato? GG. È Charlie che riflette, anche se sembra più uno scatto d'ira. Forse ha ragione. Se non finiamo l'episodio, siamo spacciati. Non ci credo. Cosa? Dico solo aspetto che... da una vita che tu abbia il coraggio di prendere una decisione su qualcosa. Una qualunque. Ed è adesso che finalmente decidi di schierarti. Scusate, datemi della pazza. Ma se Erin dice che l'hanno aggredita, io le credo. Non siamo al sicuro. Era solo un manichino. Pensi che menta? Sul serio? Forse sei solo un po' confusa su quello che hai visto al buio. Oh. So cosa ho visto. Giusto. Quanto chiacchierano. Abbiamo già un piano. Andare via. Tu, senti. Non fatevi prendere dal panico. Adesso troverò Dumet e chiariremo ogni cosa. Si sistemerà tutto, ok? E avremo le riprese che ci servono. Non è venuto a cena. Perché dovremmo riuscire a trovarlo ora? Perché sono ottimista io. Prova anche tu ogni tanto. Bravo, Charles. Il tuo piano è totalmente campato in aria. Dumet è andato. L'ho visto, ricordi? Magari è tornato. O magari no. Non potresti pensare positivo per una volta. Tra tutte le proposte di Charlie, questa non è nemmeno la peggiore. Potrebbe persino essere la migliore. Ora non ti montare la testa. Non condivido comunque le tue priorità. Fa nulla. Io vado. Vengo con te. Devi proprio andare. Torniamo subito. Promesso. Tu stai qui, così so dove trovarti. Potete restare mentre faccio i bagagli. No. Non c'è tempo da perdere. Chi te se fila? Sono proprio qui accanto. Facciamo in fretta. Torniamo subito, promesso. Ok. No. Scusa, sono ancora scossa. Puoi lasciare aperto così mi sentite? Ovviamente. Però dobbiamo iniziare da qui e continuare. C'è qualcuno con me? Perché sennò... Sennò non... La storia prende ovviamente pieghe differenti se i personaggi muoiono. Quindi diciamo che da adesso riprendiamo, Andiamo! Andiamo. Sente una scureggiata Charlie. Se ammazzavi Erin. Vabbè, mo qua può morire Erin, credo.
Sì, ma tipo qua che la porta si chiude da sola. Aspetta. Chi ha chiuso la porta? OMG. Charlie. Ragazzi, ehi là. Ehi Charlie. Mark. Jamie. Ah, però. Comunque, se ci pensate, ragazzi, si è salvata Erin. Ma perché era quella che non faceva niente. Oh, dai, forza. E quindi il gioco. Smetti di essere così fifona. Allora, mo. Cioè, non ti ha fatto fare niente. Quindi dici, vabbè. Non glielo faccio prendere, ovviamente. Quindi sta fatta. Esplora il passaggio. Vai, esploriamo, ragazzi. Ovviamente molto veloce. Oh, molto velocemente. Tanto dobbiamo andare al Silver Rush. Eccoci qua. Siamo arrivati. Che poi, se ci pensate, ragazzi, era pure un posto di un certo tipo, eh. Ah, perché Charlie può morire nel trituratore. Poi qua ancora non sai chi sono i personaggi. Bella. Però secondo me sto gioco c'aveva un potenziale che non è stato sfruttato. Cioè tutta sta roba, ma che diavolo, stile enigmista. Cioè poteva essere calcata un po' di più. Siamo verso la fine. Non nasconderti, fai 1v1. Sì, sì, faccio 1v1 sto giro. Mi sono nascosto. No, cos'è questo schifo? Gesù! Gesù. Che diavolo. Allora, qua poi mi sono ricordato che giustamente aveva i messaggi, no? Cioè, l'assassino ci aveva preso i telefoni. Ah, qua? Ah, raga. Questo non l'avevo mica visto. Non l'avevo visto. Mr. Dumé, I want my team dead. I'll get them to you this weekend. Just do it. Cristo. Charlie. Inglese, vabbè. Mr. Dumé, I want my troop dead. Minchia, sta roba cambia tutto il gioco. Cioè, l'ho trovata alla fine del gioco. Cioè, roba che. Cioè, mo lei sa. Che. Cioè, ha visto sta roba. Cazzo, questa è tosta, oh. No, non era quello che non andava. Ma questo posso skippare, meno male. Message match. Vedi, questo non c'era, vedete, non l'avevo trovato. No, però tu stai in quell'altra. Beh. In quell'altra Fanculo stanza. Jamie. Affanculo a te. Erin, ehi! Jamie! Jamie! Ah, mi spiegate come fa Jamie a parlare Erin in questo momento? Erin, ci sei? Ehi là? Mi senti? Che succede? Cosa... Sei in pericolo, Erin! Ma come... Devi ascoltarmi. Fai come ti dico. Che succede? Jamie, che succede? Dove sei? Io non... Ascoltami. Io pensavo stesse bluffando all'inizio. Ascolta, c'è un armadio lì vicino, entra dentro, sbrigati. Ma che significa? Erin, nasconditi. Perché me lo stai dicendo? Che succede? Adesso, Erin, fidati di me, ok? Il killer ha montato le parole. E io infatti all'inizio pensavo questo, no? Che era il killer, mi diceva nasconditi. Però poi dopo ha detto i messaggi. I messaggi, ha detto, ah sì, no, i messaggi, sì sì. Allora io con sto giro scappo. Ovvio. No, no, ti prego, no. Vabbè, tanto non muoiono mai.
Holy moly! Azz! Ma non ha fatto niente, lui che se ne va. Il mio compito qui è finito. Ma non hai fatto niente. E però ragazzi, è morta lei che sapeva di Charlie. Charlie! Jamie! Ehi là! Dove sono finiti? Spero siano al sicuro e che ci stiano cercando. Kate, guarda qua. Però mo non c'è più la cosa che del... Che sta succedendo? Del gas nelle Siamo stanze. Siamo chiusi dentro. Perché Così è morta pare, quella. Sì. Aspetta. Cosa? Lo so che è il messaggio fake. Hai sentito? Sono loro. Da dove viene? C'è qualcuno nel ristorante. Sì, vabbè, siamo noi. Qual è il piano, Charlie? Finirete morti? Dateci un taglio. Vorrei proporre un brindisi. Alle pannocchie in culo. Immagino che questa sia la nostra ultima cena insieme. Da come vi comportate? Io e i miei apostoli. Beh, un attimo. Fatemi pensare, non riesco a decidere chi sia Giuda. Che cazzo significa? Però mo non posso più skippare, ragazzi, perché il personaggio è morto e la storia si è modificata. E adesso in poi non possiamo più skippare. Mark, cosa fai? No, non le toccare. Oh, non mi devi dare ordini. Ora stiamo davvero esagerando. Non so in cosa ci abbia trascinati Charlie, ma se trovo Dumette gli spacco la faccia. Vabbè, Cala cala, Merlino. Qualcuno ha visto Dumette? Cala cala, Merlino. Bella. Non male. Allora, li do guarda a tutti, sennò ragazzi non andiamo avanti. Quindi, allora dite, vabbè, è stata un messaggio registrato, vabbè. Poi ho trovato gli stessi vestiti, questo. Ma è identico a lui. Non si saprà mai. È impossibile che qualcuno li abbia messi insieme solamente in un paio di ore. Infatti. Cioè, vabbè che ci studiava, ma pure i vestiti. Ok, stiamo esagerando. Che diavolo succede? E succede che... Succede che... Questa si gira? Quando arriva cosa? Senti. Ah, ma gli do una crocca, aspetta, gli do una crocca. E si avvicinano. Sì, gli do una crocca. Ma perché invitarci qui? Ce l'hai inclusa. Watch out. Ah no, aspetta. Lo faccio bene e poi gli dirò una crocca. Aspetta. Ok, aspetta. Boom! Oh merda. Jamie. Ma che cazzo? Ma che succede? Mazza. Scusa, pensavo... Gesù. Capirai, gli ha dato una bomba in testa. Sono? Non ha fatto un fiato. Non gli dico niente. Io gli rispondo, ci sono rimasto male. Dumette ha ucciso il suo custode. Cosa? Davanti a noi. Dumette. Una messa in scena. Indossava una maschera e so bene cosa può sembrare, ma dico sul serio, ora ce l'ha con Erin, dobbiamo muoverci. Ma un attimo, Charlie dov'è? Non lo so, ci siamo divisi. Cavolo, non posso crederci. Così? Quando raga, ma devo andare, Adele. È un cazzo di scherzo. Scusa plausibile. I nostri... Andare. Morti. Cristo, padre, silenzio! Morti. Ma lei glielo spacca in testa a Mark. Cos'è stato? Tocca andare. Raga, tocca questo... andare. Probabilmente la sentite. È finto. Una replica o di un animale o roba così, per forza. No, non ci credo. Così. Oh, è vero, cazzo, ve l'avevo detto. Questa è una follia. Andiamo via da qui.
Tra l'altro, mo si dividono, no? È chiusa. Ma che succede? Anche quella da cui sono entrata. Dumet? Sì, sai quanto ci metto a farla dormire, mo. Fatti vedere. Vieni. Ma zitto, Marco, ma insieme, dai. Ma sei un babbeo, zitto. Ma dove devi andare?